Buongiorno a tutti ragazzi, anche se ormai il buongiorno ve l'ho già dato con un video di prima mattina che gli abbonati hanno visto in anteprima. Questa è una cosa da non sottovalutare. Come state signori? Spero tutto bene. Allora, pagelle di Juventus-Cagliari aspettando l'Inter, perché ovviamente ci interessa e molto sapere il risultato che verrà fuori da San Siro questa sera. Vediamo di iniziare e di non perdere ulteriore tempo. Se non avete ancora visto il video con cui vi ho dato il buongiorno, ve lo lascio qui sopra nelle schede. In realtà penso che l'abbiate visto perché è andato anche molto bene, di questo vi ringrazio e spero che anche questo possa andare bene. È per quello che vi chiedo un supporto, un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale, tutto quello che rientra nella vostra facoltà è sempre ben accetto per la crescita di questo canale YouTube. Voto 6,5 Massimiliano Allegri. Aprite bene le orecchie, perché sto per dirvi una cosa che mi tenevo qua e stavo aspettando il momento giusto per dirla e credo che sia arrivato, anche perché adesso abbiamo 2 settimane di sosta nazionali e spero che possa nascere una discussione nei commenti su questa frase qua. E cioè, in questo momento Allegri ha completamente in mano la Juventus per un motivo: la squadra gioca esattamente nel modo in cui vuole Allegri. Tante volte sento dire che non si vede la mano dell'allenatore. Ecco, io credo che invece in questo momento si veda. Cioè, l'output delle partite che stiamo vedendo è esattamente la richiesta di Allegri. Che può piacere, può non piacere, si può avere fiducia nel futuro, si può essere pessimisti nel futuro, ma c'è una sola chiave di lettura. In questo momento la Juve sta massimizzando la difesa, minimizzando l'attacco. E secondo me anche le pagelle poi arrivano a dare una lettura chiave di questa cosa. Lasciate stare, ieri è stato proprio estremizzato che i difensori siano stati anche goleador, quindi match winner. Però tra Firenze e ieri mi viene a pensare che la difesa stia facendo delle prestazioni allucinanti, enormi, e invece l'attacco stia facendo molta fatica. Perché Chiesa e Kent tra Firenze e Juventus-Cagliari credo che abbiano avuto veramente poche volte la palla tra i piedi. Poche volte. Hanno proprio giocato pochi palloni. Perché la priorità era un'altra. Poi ripeto, può piacere o non piacere. Ma in questo momento io vi valuto questo. Quindi Allegri si prende 6,5 per questo. Vedremo se durerà, se non durerà. Ho tantissimi spunti di riflessione da fare nei prossimi giorni qui sul canale YouTube. Sono riuscito a scavare e a trovare dei dati che secondo me sono interessantissimi. E non vedo l'ora di parlare insieme a voi e avrò degli ospiti, li ho già contattati, quindi state collegati perché secondo me poi questi dati ci daranno delle letture per capire cosa succederà in futuro. Però questo credo sia un dato di fatto. Oggi Allegri in mano la Juve e Allegri vuole questo qua. Allegri vuole che la Juve non subisca gol o comunque che minimizzi i rischi relativi ai gol. E ci sta riuscendo. Mi piace, non tantissimo. Devo essere onesto per usare un eufemismo, però è quello che sta riuscendo a fare. Cioè lui ha la sua idea in testa e sta portando avanti questa. Vedremo dove arriverà. Voto 6,5. Voto 6 a Szczęsny. Mi sono guardato 5-6 volte i replay per capire se effettivamente ci fosse stato il tocco di Szczęsny, dato che poi l'arbitro ha segnato il calcio d'angolo. Devo essere onesto, non mi pare esserci il tocco di Szczęsny. Sarebbe stata una parata mostruosa. Poi se facci sapere se l'hai toccata oppure no. Voto 6, Szczęsny che torna a prendere gol dopo un periodo di imbattibilità molto lungo. La Juventus che vince, porta a casa il risultato, questa volta anche subendo gol, e non c'è stato bisogno di quel miracolissimo del portiere. Se poi andiamo proprio nel dettaglio a scavare su quella che è la fredda numerologia di Juventus-Cagliari, abbiamo 3 gol da parte dei difensori su calcio piazzato, 4 tiri in porta per la Juve di cui 2 gol, 2 tiri in porta per il Cagliari di cui 1 gol. Quindi una partita proprio avara di emozioni, possiamo dire così. 6 a Gatti. Non so se è stato un po' limitato dal fatto della diffida. Sapete che Gatti con un cartellino giallo avrebbe saltato la sfida tra Juventus e Inter, invece non è stato ammonito e mi sembra essersi anche un pochino trattenuto. L'unica lettura che possiamo fare sul piano tattico, dal punto di vista tattico, su Allegri, e mi sono dimenticato di farla, la faccio con Gatti perché mi è venuto in mente adesso, è stato quello di passare a un certo punto al 4-4-2. Ma più che il 4-4-2, una linea da 4, per un motivo.
ci stava facendo impazzire Viola. Tra le linee Viola non l'avevamo mai preso, mai, perché girava sempre tra la linea del centrocampo composta da Locatelli, che è il vertice basso, e quella dei difensori composta ovviamente da Bremer, quella spina dorsale centrale. Ne abbiamo parlato nell'intervallo ieri su Twitch in live reaction. Non riuscendo mai a prendere Viola, abbiamo cambiato l'assetto, perché il Cagliari attaccava con due giocatori larghi che erano Luvumbo e Jankto, e due giocatori centrali che erano appunto Viola tra le linee e Petagna. Quindi siamo andati un po' a distribuirci i giocatori, quindi Bremer e Rugani sono diventati dei marcatori puri, sono andati a prendere due giocatori centrali, Gatti su Luvumbo, quindi terzino destro Gatti, Kostic si è abbassato a sinistra per andare a prendere Jankto. Abbiamo proprio cercato di cambiare le marcature per andare uomo su uomo con tutti, è per questo che la Juventus è andata a 4, non tanto perché Allegri volesse giocare con la difesa a 4 o robe del genere, semplicemente perché non riuscivano più a trovarsi le marcature sugli attaccanti avversari, quindi sono andati semplicemente a prenderseli a uomo, si sono adeguati a quello che era lo schieramento del Cagliari, cosa che invece nel secondo tempo ci ha fatto un po' impazzire, perché Shomurodov, che giocava praticamente nella stessa posizione di Viola, si muoveva molto di più. Se Viola è un giocatore molto più tecnico, Shomurodov è un giocatore molto più che va a girare sul fronte offensivo, e facciamo veramente fatica a prenderlo. Quindi Gatti ieri non ha fatto il centrale difensivo, ha fatto il terzino. Tra l'altro Gatti è andato anche vicino al gol dell'1-0, perché c'è stato quel colpo di testa che è uscito a fil di palo di poco. Mannaggia, mannaggia, peccato, peccato. Voto 7 Rugani. Ragazzi, ormai è diventato una costante, eh? Ormai è diventato veramente una costante, ma al di là del gol. Il gol è semplicemente la ciliegina sulla torta, ma Rugani ci mette la torta, eh? Rugani la torta la porta da casa e col gol ci mette la ciliegina sopra. E dato che Danilo potrebbe non essere disponibile con l'Inter, con un Rugani così si dorme decisamente dei sonni sereni e tranquilli. Ha superato ogni mia aspettativa, perché io potevo comprendere che Rugani potesse fare 2-3 partite buone dopo non aver continuità di rendimento, di prestazione, anche in testa, soprattutto in testa più che fisicamente. Invece partita dopo partita mostra sempre qualcosa di più. È vero che era il Cagliari e quindi non chissà che cosa, però la Juventus ha dovuto confrontarsi con diversi tipi di attaccanti, perché il Cagliari è una squadra che in questo momento è molto giù in classifica, perché è una delle squadre più vicine alla zona retrocessione. Però io voglio ragionare sulla difficoltà che hanno i difensori centrali della Juve, che sono stati Rugani e Bremer, i due marcatori, i due giocatori che hanno fatto gol, due giocatori che si portano a casa la 7 in pagella. Però ragionate nella difficoltà della partita che hanno fatto, oltre ad aver fatto gol e averla risolta, nel fronteggiare nel primo tempo Petagna e Viola, che Viola non è un attaccante però giocava lì, che hanno delle caratteristiche di un certo tipo, e Luvumbo, che giocava un po' più spostato sulla sinistra per dare ampiezza al Cagliari. Poi cosa è successo? A fine primo tempo scende Petagna ed entra la Padula, e quindi devi già prenderci le misure, perché è un giocatore diverso da Petagna, che ha dei colpi differenti. Poi a un certo punto esce Viola e entra Shomurodov, e quindi riprendere le misure ancora lì, un po' di più con l'aiuto di Locatelli, perché orbitava in quella zona lì, però si sta parlando proprio di caratteristiche diverse. A un certo punto è entrato Oristanio, mi pare, che è un altro giocatore che ha gamba, e poi così gran finale pure Leonardo Pavoletti. Cioè ieri i difensori della Juve, Bremer e Rugani su tutti, perché sono quelli che hanno preso la zona centrale della difesa, hanno dovuto cambiare spesso e volentieri la marcatura nei confronti delle caratteristiche di tanti giocatori diversi tra di loro. Cioè, secondo me questa è un'esaltazione massima della partita di Bremer e Rugani, che trovano anche il gol e la vincono. Meravigliosi, eh. Bremer e Rugani, meravigliosi. Meravigliosi. E questo io lo dico proprio tranquillamente. Questa cosa è perché in questo momento la Juventus sta giocando in questo modo. E le prestazioni dei difensori, quando non sbagliano, perché poi c'è caso che arrivi l'errore prima o poi a forza di essere sempre schiacciati, perché anche ieri non siamo stati altissimi purtroppo. Anzi, Bremer sta comandando molto una difesa bassa, cosa che l'anno scorso faceva fatica a fare, perché era abituato a difendere alto Bremer. Però Bremer, Rugani e Gatti, che ripeto, ieri ha fatto una prestazione un po' meno del solito, ma secondo me perché era in diffida, stanno veramente facendo tanto. E soprattutto non stanno sbagliando. Purtroppo arriverà anche il momento in cui sbaglieranno, eh?
è giusto sottolineare questo, è giusto prepararci al fatto che sbaglieranno. E ci saranno delle partite in cui non porteremo a casa il risultato perché ci saranno degli errori della difesa. Ma in quel momento ricordiamoci veramente la difficoltà di partite che stanno affrontando in questo momento e la qualità di rendimento che stanno mettendo dentro queste partite. Veramente bravi, 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 bravi. Una cosa che non hanno detto, oddio, io non l'ho sentita, almeno non l'ho letta in giro, ma credo che sia giustissimo evidenziarla. Voto 5 e mezzo a Cambiaso. Sapete che non mi è piaciuto Cambiaso a destra? Poi sicuramente si può riproporre, si può rivedere. Però ieri c'è stata molta difficoltà, proprio per via di quel discorso che abbiamo fatto prima della Juve, che poi si è messa con una difesa 4 per cercare di prendere gli attaccanti del Cagliari in maniera più comoda. Perché poi Cambiaso e McKenny sono andati spesso a scambiarsi la posizione, no? Cioè abbiamo visto tante volte che McKenny poi partiva comunque largo con Cambiaso in mezzo a fare il centrocampista oppure viceversa. Secondo me quel giochino non gli è venuto molto bene. Quindi sarà perché Cambiaso si trova meglio a sinistra, sarà perché lui entra dentro il campo e di solito si allarga Chiesa. Insomma, è stato un inedito, secondo me non è venuto molto bene e Cambiaso secondo me ne ha risentito tanto sulla prestazione, per quello che gli do 5 e mezzo. Invece McKenny a me è piaciuto tanto. Io a McKenny do lo stesso voto che do ai due che ha risolto la partita. Perché nel primo tempo, che è stato un primo tempo pessimo, bruttissimo, tremendo, terrificante, cioè dovevamo proiettarlo il 31 di ottobre, era un primo tempo da far vedere per Halloween, non il 12, l'11 di novembre, però McKenny è stato il migliore in campo. In quel primo tempo lì McKenny è stato il migliore in campo. Tanta, tanta roba Weston, ragazzi... Io non ho idea di che tipo di maturazione lui possa aver trovato, non so se fisica, mentale, in Inghilterra, però io sono davvero convinto che gli abbia fatto bene giocare in Premier. Poi non so se siete d'accordo con me, ne parlavamo anche l'altro giorno in live, sono davvero convinto che gli abbia fatto bene quei 6 mesi di Premier League. È tornato come un giocatore differente. Voto 7 a Weston McKennie. Locatelli e Miretti li mettiamo insieme. Scusate, non voglio farvi avere una crisi e quindi sto fermo. Accomunati dal mal di schiena, accomunati dal centrocampo, ma secondo me ci sono stati tanti errori di lettura e tanti errori di velocità di esecuzione da parte sia di Miretti che di Locatelli. La partita di ieri della Juve, per quanto sia stata una partita vinta e che porti 3 punti, è stata una partita con una bassissima percentuale di passaggi riusciti, sia per la Juve che per il Cagliari. Cioè questo già definisce una partita brutta, no? Una partita in cui si sono fatti tanti errori tecnici, una partita in cui ci sono state poche occasioni da gol. Per lo spettacolo è una partita brutta. Però Miretti e Locatelli hanno giocato in condizioni di emergenza, stavano male tutti e due e hanno stretto i denti. E non c'erano tanti centrocampisti disponibili per via delle squalifiche di Pogba, Fagioli e Rabiot. Quindi 5 e mezzo perché le prestazioni non mi sono piaciute, devo dire la verità. Però c'è da fare un plauso e ringraziare questi due ragazzi perché hanno comunque disputato una partita non al 100% e hanno dovuto stringere i denti. Voto 6 a Kostic, che ha trovato l'assist per il gol di Bremer, che tra l'altro è un gol meraviglioso, una gran palla di Kostic. In realtà Kostic 2 o 3 palle buone le ha messe durante la partita in generale. Potevamo fare più gol sulle palle di Kostic, anzi probabilmente potevamo fare gol solo sulle palle di Kostic, però lo vedo ancora troppo distante dal suo standard. Non vedo ancora Kostic, non è ancora quel treno che l'anno scorso in questo periodo dell'anno ci ha permesso di sbloccare tante partite. Mi viene in mente anche la partita che abbiamo vinto proprio, guarda, una a caso con l'Inter l'anno scorso in campionato, e c'è stato tanto Kostic. Invece non sto più vedendo Kostic, lo sto vedendo sempre meno, lo sto vedendo sempre più mettere palloni in mezzo, ma sempre meno dentro la prestazione. Non so se è una mia impressione oppure no. Gli do 6 perché comunque l'assist è roba sua, la partita la sblocchi con una sua giocata, però non vedo più il Kostic dell'anno scorso. Ecco, adesso inizia il difficile delle pagelle. Oddio, non che siano state facili fino adesso, perché anche qua secondo me queste partite giocate in questo modo qua andranno un po' sempre a dividere quella che sarà la lettura dei tifosi, e tanti non saranno d'accordo, esattamente come quella con la Fiorentina. Però a me Ken ieri non è piaciuto, vabbè, poche occasioni, no? L'unica che mi viene in mente davvero mangiata è quello stop su quella palla deliziosa di Chiesa che se l'ha allungato, fine. Però tante volte in fuorigioco,
tante volte Ken partiva prima, cioè non riuscivamo a trovare quell'oliata nel meccanismo che poteva permettere di fare un buon risultato o comunque una buona azione. Quindi Ken, che ieri ha vinto la MVP del mese di ottobre, secondo me si porta a casa 5. Invece 5 e mezzo per Chiesa, che invece qualcosina in più di Ken ha fatto, per quanto mi riguarda, qualcosina in più di Ken ha fatto. Anzi, Chiesa è stato bravo anche, se vogliamo, costruirsi delle occasioni da solo, perché c'è stato quel tiro al volo alto sopra la traversa, quella palla beccata di prima intenzione che non ho ancora capito se l'ha parata a scuffetto oppure no, quella palla data a Ken, però all'interno di una partita in cui gli attaccanti devono massimizzare le occasioni, perché saranno poche quelle che capiteranno, Chiesa poi non è stato in grado di farlo. E vedete, è l'altro lato della medaglia, è quello che vi dicevo prima. Cioè, queste prestazioni qui, se i difensori non fanno errori, li porti qui. Ma se gli attaccanti fanno errori, li porti qui. Perché è questo tipo di prestazione che ti porta a fare questo tipo di ragionamento. Poi viceversa ci saranno delle prestazioni, o almeno io mi auguro, in cui gli attaccanti avranno più possibilità di... Ma lo stesso Ken, che si becca 5, credo di occasioni vere e proprie ne ha avute una, e l'ha sbagliata. E tutte le altre sono occasioni potenziali che non sono nate per via dei suoi movimenti sbagliati. Ma è normale che con poche occasioni da gol gli attaccanti, se poi le sbagliano, vadano a prendere un voto negativo. È ovviamente vincolato al fatto che si è fatta una partita prettamente difensiva. E poi adesso io vi dico, se questo era il difficile, ora arriva il difficilissimo, perché su Vlahovic, Ealing, Milik e Nicolussi all'esordio stagionale... Nicolussi ha giocato pochissimi minuti senza voto, Milik ha giocato pochissimi minuti senza voto, ma Ealing e Vlahovic hanno giocato mezz'ora, hanno giocato mezz'ora, e io sinceramente non sono in grado di dargli una valutazione. Due ricordi che ho di Vlahovic e Ealing, che sono concatenati in un ricordo solo, e alla fine, quando Vlahovic va via in mezzo a due, praticamente dalla bandierina del calcio d'angolo, mette il pallone in mezzo per Ealing, che di piatto lo butta qua, forse nemmeno sul fondo, forse in fallo laterale. Questo è l'unico ricordo che ho di Vlahovic e Ealing. Però ragazzi, siamo sempre lì, purtroppo, all'interno di una partita vara di emozioni. Già i giocatori titolari, c'è caso che tocchino pochi palloni. Io credo che Vlahovic e Ken abbiano toccato lo stesso numero di palloni, Ken in un'ora e Vlahovic in mezz'ora, senza però mai essere palloni d'attaccante. Allora come fai a valutarli? E quindi delle due preferisco spiegarvi le motivazioni per cui lascio il senza voto e dare il senza voto. E questa è stata l'analisi di Juventus-Cagliari. Come vedete è una partita difficile, cioè in realtà è sia facile che difficile, perché il riassunto della partita è molto semplice, ed è quello che abbiamo fatto ieri sera in presa diretta. Non c'è tanto altro da dire, una partita veramente povera di emozioni, povera, che l'amante del calcio non può gradire, inutile. Per quanto riguarda le prestazioni individuali c'è tanto da dire, perché bisogna sviscerare, bisogna tagliare, e spero di essere stato il più preciso possibile, sempre con la consapevolezza che queste prestazioni qua non uniranno mai, anzi andranno a dividere. Però sono curioso di sapere la vostra opinione e spero di aver fatto il massimo. Ciao ragazzi, grazie mille, e poi domani parleremo un pochettino di quello che sarà stato il risultato dell'Inter, anche perché diventa molto molto importante. Ciao belli!